Il momento è tornato a te tu perché non mi sono presentata a lei, però scusa. Sì, per fare hai fatto tutto bene, se ti fossi fermato 5 secondi prima era perfetto. Ciro, ricominciamo, stacchiamo un attimo, Ciro, saluta un attimo, abbassa un po' il telefono, così da poter dare... Rewind. Sì. Ciro, purtroppo non ci sta nulla da fare, la gelosia in quest'uomo proprio, cioè è presente, la dobbiamo accettare, e così. Ma gelosia verso Ciro Venerato, ovviamente. Certo. Ah, meno male. Ciro parlava. Ciro vuole me, no, a com'è la love story, quindi posso, anche tu avresti non posso far finta di niente, ecco Ciro è prestante. Io sono geloso come Otello, state attento, sto scaterito. Ciro, al di là insomma degli scherzi, qui c'è poco da scherzare sulla situazione azzurra. No, meglio ridere perché... invece, perché sennò... Non ho capito. Invece dico, è meglio scherzare. No, ma che poi il piglio calcista, quando si parla di calcio debba essere sempre scherzoso, figurati, sono io il primo a dirlo. Cioè, come dire, insomma, di non... Non è che stiamo parlando, ecco, di Matera, appunto, a proposito, insomma, di quello che dicevamo stamattina. Esatto. Quelle esatto. Sono altre cose, più serie, ritengono, esatto. Richiedono altro approccio. Parliamo del Napoli, parliamo di quelle che sono i comunque problemi esistenti in casa Napoli, e allora partire da una domanda: si possono risolvere col calciomercato? Si possono risolvere con il calciomercato, sia in entrata che in uscita. I problemi del Napoli? No, non si possono risolvere col calciomercato. Insomma, sarebbe come cercare di risolvere una crisi matrimoniale offrendo la cena alla propria sposa. Ci vuole ben altro per risollevare il Napoli. Credo che in questo momento bisogna tutto far chiarezza all'interno del club, per Ancelotti, capire che tipo di potere gli è stato dato, se è un potere gli è stato dato per grande stima o è semplicemente un fardello che De Laurentiis gli ha affidato, vista la situazione, visto anche il suo atteggiamento nei confronti, insomma, del ritiro famigerato deciso dal patron. Bisogna capire che soprattutto, insomma, risolvere i problemi con molti giocatori. Sono problemi di natura sì contrattuale, ma credo anche umana, di rapporti con la dirigenza, insomma, col presidente, che forse, insomma, in certe occasioni ha gestito con eccessiva superficialità lessicale, con poco zelo determinati problemi, con alcuni tesserati, rilasciando queste dichiarazioni che avrebbe fatto meglio a non fare. Però dal punto di vista poi etico, la risposta di alcuni tesserati non è stata, secondo me, impeccabile, che poi è culminata, insomma, quello che è successo. Ora addirittura si multa un giocatore per un'intervista rilasciata alla propria nazionale. Ecco, e lo si annuncia pubblicamente. Sì, cioè, devo dire, io sono dicendo da diversi giorni, ma non perché voglio fare il piromane. Io ambirei a fare il pompiere, ma purtroppo io devo raccontare i fatti e le notizie, e le notizie che mi arrivano mi sembra che sono tutte tranne che di un passo indietro, ma mi sembra molto belligerante, molto agguerrito, però con questo braccio di ferro è ovvio che si rischia l'ammutinamento in campo. Prima c'è stato l'ammutinamento nello spogliatoio, se ne passate la battuta, l'ammutinamento in campo, perché la prestazione con Genova mi lascia molti molti dubbi. Io spero di sbagliarmi e spero che invece abbiano ragione i soliti mandolinari. Io non so, io temo molto la trasferta del Napoli, perché l'ultima gara mi ha lasciato sgomento. Io non so se in due settimane, con l'apporto delle nazionali, quindi una squadra che si ritroverà pochi giorni alla partita, Ancelotti sarà così bravo e influente da ritrovare in un amen gioco, gruppo, spirito di squadra. Io ripeto, sono molto preoccupato e incuriosito, nel senso che voglio capire che tipo di prestazione farà contro forse il miglior Milan del momento, perché quello che ci ha lasciato prima della sosta è stato il miglior Milan che abbiamo visto da quando è iniziato il giorno d'andata, quello che si è aperto contro la Juve. Ecco Ciro, stamattina in rassegna leggevo di possibili, insomma, porte girevoli per quanto riguarda il Napoli nel mercato di gennaio, anche se storicamente il Napoli in quel di gennaio non sempre si è mosso, diciamo, con decisione, in particolare come centrocampisti centrali, visto che, insomma, Ancelotti pare
aver voluto fare marcia indietro e tornare a un 4-3-3. Tornato in auge il nome di Lobotka, vecchio pallino insomma di Giuntoli, seguito un paio di sessioni orsono. Arrivano ci sono conferme, smentite da Castelvolturno, su un Lobotka a gennaio, ed è tutto da vedere poi a giugno, c'è una clausola, però per quanto riguarda il gennaio non di tutto che in questo momento il Napoli ci stia pensando, però ripeto, è una situazione talmente magmatica legata proprio a tutte queste variabili, cioè ma a gennaio ci sarà ancora Ancelotti, ma a gennaio Ancelotti ci sarà, ma ci sarà col 4-4-2 o col 4-3-3, ma a gennaio ci saranno gli attuali titolari o qualche titolare che noi al momento riteniamo inamovibile, quindi non sul mercato, se le cose andassero in un certo verso e quindi male, la società potrebbe vendere, quindi è tutto molto magmatico. Diciamo che strutturalmente l'idea del Napoli, ma ripeto, vale quel che vale, è limitato a quello che è la realtà di oggi. Come domani non la conosciamo, mai come adesso davvero non la conosciamo, vista la situazione, la realtà del Napoli è quella di orientare a fare un mercato passivo, cioè dar via qualche ragazzotto e a confermare il blocco a meno che non arrivino offerte significative che potrebbero anticipare eventualmente l'addio di Mertens e Callejon, che ad oggi, al di là di ciò che leggo, sento e dire che vogliono rimanere a Napoli, vogliono rimanere a Napoli ma alle loro condizioni, cioè che uno può anche che Mertens e Callejon stiano bene a Napoli, questo è scontato, però poi per stare bene a Napoli bisogna anche accettare l'offerta che ti fa il Napoli. Il Napoli l'ha fatta 3 mesi fa e i giocatori hanno rifiutato, cioè vorrebbero rimanere a Napoli ma a loro condizioni. E ovviamente non credo che siano cifre che in questo momento della rente si siano da sborsare. Poi sapete tutti che da rente è un morale, tutto può essere nella vita, però dovrebbero esserci 2 passi indietro economici di Mertens e Callejon e 1,5 passi in avanti di Laurentiis, soprattutto in soldone. Lui è fermo ai 4,5 milioni per il primo e 3 milioni per il secondo. Loro pensano ai 7,5-8-9 milioni e quindi bisogna che loro facciano dei passi indietro, ma il Napoli faccia 1,5 passi per arrivare intorno a 5-6. E io sinceramente pensare che il Napoli in maniera razionale rinnovi un contratto per 2-3 anni a dei giocatori che non hanno più 20 anni, alle cifre che sogna Callejon e che sogna Mertens, sarebbe difficile. Poi ripeto, dal 2 gennaio tutto sarà molto chiaro, perché a quel punto il 2 gennaio i giocatori saranno proprietari del loro cartellino di fatto, perché potranno già firmare per chi vogliono e depositare il contratto già in Lega per poi dopo svincolarsi a parametro zero a fine stagione. Quindi, ecco, però l'idea del Napoli è, al momento è conservativa, e a gennaio è rivoluzionaria a giugno, dove credo cambierà quasi tutto, allenatore compreso. Ciro, stamattina leggevamo in rassegna stampa una notizia del Mondo Deportivo dove diceva che comunque sì, al momento il Barcellona sembrerebbe aver mollato la presa per Fabian Ruiz. Arrivano però ulteriori smentite invece da alcuni colleghi di Marca. Le tue informazioni a tal riguardo quali sono? No, guarda che il giocatore sicuramente interessa. Piace molto e piace anche no, ma infatti penso che Rida volesse dire stesse intensificando, sarà stato tipo un anche perché no, spiego anche perché piace. Il prossimo anno anche il Barcellona a centrocampo qualche cambiamento lo farà, cioè, Rakitic ormai ha finito la sua avventura catalana, non so se la finirà già a gennaio o a giugno, però è andato. Vidal è un ottimo giocatore, per l'amor di Dio, però come dire, gli anni passano per tutti e di sicuro non è che il Barcellona può rifondarsi su un giocatore dell'età di Vidal, no? E il Ruiz è un giocatore che piace economicamente alla portata del Barcellona, partendo da uno stipendio assolutamente risibile per il club catalano, quindi è ovvio che il Napoli sa che gli attende un braccio di ferro. Sarà difficile, ma non impossibile, questo lo dico subito, rinnovare il contratto a Ruiz alle condizioni del Napoli e non quelle di Fabian. Però, ripeto, è una partita ancora aperta, difficile, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, non l'abbiamo mai negato, però in questo caso sarei meno perentorio rispetto invece ad altre situazioni che mi sembrano, se non impossibili, ormai prossime, insomma, alla parola fine.
Infatti, insomma, erano un po' le stesse sensazioni che avevamo raccolto anche sentendo in precedenza alcuni ospiti dalla Spagna. Ciro, a proposito di, come dire, calciatori giovani, forti e bravi che giocano a centrocampo, ci hai detto già qualcosina di Berg. Stiamo però continuando a leggere in giro di interessi, di contatti. Arrivano però oggi, Ciro, scusami, le parole del calciatore, del norvegese, che dice: giocare nel Liverpool sarebbe un sogno per qualsiasi calciatore. Secondo me, per quanto importanti, non sono comunque un punto, diciamo così, in quello che è il suo futuro. È ovvio che se nel discorso di prima, questo vale per Berg, ma per tutti gli altri giocatori del mondo. Se il Napoli va a prendere un giocatore, va a trattare un giocatore che è pedinato dal Liverpool, arriva secondo. Se arriva a pedinare un giocatore che vuole l'Inter, arriva secondo. Se arriva a pedinare un giocatore che vuole il Barcellona, arriva secondo. Cioè, si sa benissimo che se ci sono club più importanti nel mondo, se viceversa è solo o non ha concorrenti così qualificati, può prenderlo. Berg è un'idea, piace, ma non so se arriverà. Così come per altri giocatori che piacciono al Napoli, ma che non arriveranno. Haaland ormai è un giocatore che già non è più nelle mire del Napoli, perché a prezzi e tutto volontà lontanissime dalla possibilità del Napoli, che resta ed è sempre giusto un club di medio livello e non un club di primissima fascia attrattivo per giocatori che possono magari scegliere tra Real Madrid, Juventus, Inter, Milan, Barcellona e altre cose. Bisogna dirlo, fa male, però è la verità. Ci sono problemi, o meglio, ci sono divergenze rispetto a quella che è la visione che ha Carlo Ancelotti di Amin Younes e quella che forse aveva anche la stessa società. Il Napoli ci aveva puntato, l'aveva inseguito, aveva realizzato anche e soprattutto un ottimo colpo dal punto di vista economico, visto che è arrivato a parametro zero, senza commissioni eccessive come si vedono in giro per l'Europa. E invece Ancelotti poi ci ha puntato veramente poco. Dopo il finale di stagione dell'ultima annata, pensavamo quest'anno che potesse trovare un po' di minutaggio in più. Younes sicuramente è una storia ormai abbandonata, credo che bisogna fare anche il calcolo dei minuti e del minutaggio che ha avuto da Ancelotti. A memoria mi sa che non superiamo i 15-20 minuti. La risposta è questa, nel senso che non è un giocatore che non rientra nei piani tecnici dell'allenatore, quindi è probabile che a gennaio, se arrivasse l'offerta giusta, potrebbe andare via. Ciro, allora ultima curiosità per quanto riguarda invece quei, appunto, i risvolti che può avere questa situazione nel calciomercato. Addio già a gennaio o secondo te più a fine stagione? Younes? Sì. Ma potrebbe andare via già a gennaio se arrivasse un'offerta giusta. E ovviamente poi, insomma, c'è apertura a qualsiasi formula, ecco, sia al prestito che al titolo definitivo, visto che mi sembra che il contratto sia abbastanza lungo. Sì, beh, ovvio, è un giocatore che va rilanciato, si è trovato un investimento anche se a parametro zero, quindi, però è ovvio che se gli esterni sono quelli e giocano più o meno quasi sempre tutti i giocatori, mi sembra chiaro che la risposta dell'allenatore sia quella. Poi ripeto, è una situazione talmente magmatica che tutto può essere, perché magari da qui a gennaio viene buttato dentro Younes, fa delle ottime partite, cosa che ha fatto nel giorno di ritorno dello scorso anno con qualche gol, e allora cambia tutto lo scenario. Se non ci sono altre novità, e mi riferisco ovviamente ai rinnovi, quelli più bollenti, ci salutiamo. A voi, alla prossima. Un abbraccio. Baci, baci. Salutando Ciro Venerato di Rai Sport.